Cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù e buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme, sono lodati i Sacri Cuori di Gesù, Maria Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Voi dite, è un amico di pubblicani e di peccatori. Questo per molti giustificava il rifiuto di Gesù. In modo simile, avevano criticato e rifiutato anche il Battista, che digiunava. Ma chi ha un cuore da figlio, ascolta quanto dice Gesù e lo mette a confronto con la sua vita e con le Scritture. Saprà così dire, come avrebbero detto molti dopo la sua risurrezione, era un profeta potente in parole ed opere. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, perché tu sei venuto a cercare i peccatori, tra i quali ci sono anch'io, che confido in te. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella Divina Volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua per purificarle. Benedico il cibo, perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari, vivi e defunti, la macchina, il posto di lavoro e la scuola. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi e imprima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo, comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato ogni infermità spirituale e corporale. E arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione, la Beata sempre Vergine Maria, Madre, Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente, il Padre, e il Figlio, e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa la sua misericordia per noi. Ed ora, ascolta Gesù, che parla il tuo cuore e ti dice, anima cara, io ti do il mio sangue come mantello per la tua anima. E tu, col tuo amore, devi avvolgere me. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà. Fiat sempre, Ave Maria, prega per noi, poveri peccatori, ma figli tuoi. E grazie di esistere, perché sei un dono di Dio.